tornando da Lecce in un viaggio in treno a fosissimo di caldo, il caso è quello che improvvisamente ti fa ascoltare questa conversazione. Famiglia napoletana a bordo, madre, padre e figlio nipote Chiatulel, uno dei componenti, improvvisamente, perché questo è il caso, dice: ma seppure chi stupava se scoccia e fatica e si dimette, e fanne una tu papa, gli risponde l'altro componente della famiglia. E poi nutene in madre e padre, signore. Ecco, questo è il caso. È il caso di una battuta, di un'osservazione, di un commento. È il caso che ti viene incontro e che non puoi non scrivere se ami la napoletanità. È questo il caso per Loretta Cavaricci, che nel suo libro Scasualmente ci restituisce attraverso pillole di saggezza popolare quella che per lei rappresenta la realtà napoletana più autentica e spontanea. L'autrice giornalista Rai ha presentato alla libreria Mondadori di Arezzo il suo libro e, sollecitata dalle domande della collega Costanza Mangini, ci ha raccontato la vera Napoli. Quanto è semplice giudicare male Napoli? È facilissimo. È facilissimo andare nel carcere di Nisi, da carcere minorile, lì. Come ti puoi permettere di giudicare queste persone, che tra l'altro sono in carcere, quindi stanno scontando la pena o comunque stanno aspettando il giudizio definitivo, come ti puoi permettere di giudicare le loro storie quando vengono da una realtà che non conosce altra speranza? È ovvio che questa cosa presuppone un giudizio, ci mancherebbe altro, siamo un paese democratico e civile, ma profondamente dobbiamo sapere che quei ragazzi hanno visto solo quello. Non hanno conosciuto altro: la maschera, la porta pulcinella, la farina e il cuoio, il bianco e il nero. Per quei ragazzi è tutto un unico colore. Altro che rieducazione, altro che speranza. Questa anche è Napoli, e la loro coscienza è a un punto tale che su una lavagna di una di queste aule di rieducazione io ho trovato scritto col gessetto bianco, classico gessetto delle classiche lavagne, questa frase che chiude il libro e che vuole in qualche modo essere un omaggio a loro, sì, a loro: quando morirò andrò in paradiso, perché all'inferno già ci sono stato.